I giovani di Castellabate, alla presenza del sindaco Costabile Spinelli, sono accorsi numerosi al primo incontro informativo Giovani Soci BCC. La Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ha infatti organizzato nelle sue sedi una serie di incontri che hanno come obiettivo coinvolgere le nuove generazioni nel progetto di sviluppo economico del territorio cilentano, espronando il loro ingresso nel tessuto sociale della banca con la quota agevolata di 142 euro e la creazione di un'assemblea di giovani soci. Con il progetto Giovani Soci noi abbiamo cercato innanzitutto di eliminare le barriere all'ingresso, riducendo la quota di partecipazione ad un quarto di quella prevista per gli altri soci. E in più abbiamo previsto la creazione di un club giovani soci, momenti di aggregazione tra i giovani del territorio per far sì che le loro idee, i loro progetti possano essere supportati dalle istituzioni finanziarie locali come la Comune Cilentana. Avrei un altro spot da suggerire, la banca che critica la banca. Stasera è stata criticata molto. In cosa hanno fallito le banche? Per la diffidenza più che altro che hanno i giovani in questa istituzione e anche le altre persone, non soltanto i giovani. Le banche oggi falliscono e hanno fallito nell'obiettivo principale, quello di interpretare le varie leve che sono a disposizione degli istituti bancari in maniera totalmente opposta a quella che era la ratio delle leve che sono state messe a disposizione delle banche. Faccio riferimento per esempio al quantitative easing della BCE. BCE ha cercato di immettere nel sistema liquidità, ma la finalità principale era quella di drenare questa liquidità nell'economia reale, cosa invece che le banche hanno cercato di interpretare questa misura della Banca Centrale come un modo per ottimizzare i profitti, cercando di impiegare queste risorse negli investimenti finanziari e non nell'economia reale. Noi come Banca dei Comuni Cilentani stiamo cercando oggi di allinearci sotto il profilo etico a queste misure. Abbiamo deliberato un plafond di 25 milioni di euro, proprio risorse che noi prendiamo dalla BCE ma che vogliamo destinare all'economia reale e non solo, ma trasferendo parte del vantaggio all'economia reale, perché noi oggi andiamo a reperire risorse a costi bassi ed è giusto che parte del vantaggio venga trasferito all'economia reale e quindi anche i nostri clienti devono pagare tassi molto ridotti rispetto alla media di mercato. E sotto questo profilo le iniziative, voglio dire, parlano chiaro. Noi abbiamo dato 25 milioni, già abbiamo realizzato 25 milioni. Ulteriori 25 milioni sono messi a disposizione dei giovani, delle piccole e medie imprese, artigiani, a tassi almeno di 4 punti inferiori rispetto alla media di mercato e senza una burocrazia eccessiva, valutando il merito creditizio, ma tenendo presente le esigenze di avere una snellezza operativa nella valutazione delle pratiche. Questo soprattutto nelle start-up dei giovani, dove noi già abbiamo realizzato circa 15 pratiche del microcredito finanziato con il nuovo fondo da maggio 2015 e leggevo proprio che una notizia in questi giorni che la Regione Sicilia si vanta per il primato di aver realizzato i primi due progetti di microcredito, noi ce ne abbiamo fatto 15. Evidentemente non siamo neanche bravi a comunicare al territorio le cose che facciamo quotidianamente.